Roma, la meravigliosa Roma. Con il suo centro storico da cartolina, le sue bellezze uniche al mondo, e una quantità illimitata di turisti che ogni giorno affollano le sue strade. Non solo rose e fiori, però, anche alcune pecche e molti problemi che non si riescono ancora a risolvere. L'ultima sciagura della città eterna arriva dai suoi tombini. La scoperta della polizia è pazzesca. Nascondevano oltre 300 ombrelli nei tombini di Piazza Navona a Roma. La scoperta risale all'ultima giornata di maltempo. Gli agenti del PIS, pronto intervento centro storico, della polizia locale di Roma Capitale hanno sorpreso alcuni venditori mentre recuperavano la merce destinata al commercio abusivo. Gli ombrelli sono stati sequestrati grazie a degli appostamenti. Gli agenti hanno osservato a lungo e pedinato gli ambulanti per scoprire il luogo dove nascondevano gli articoli che poi rivendono al pubblico e ai turisti. Ci chiediamo spesso, ma com'è che quando escono due gocce di pioggia loro sono già pronti a vendere ombrelli? Ecco svelato il mistero. Continua a leggere dopo la foto, venditori che nelle giornate di pioggia si affrettano a recuperare gli oggetti per venderli alle persone sprovviste e colte impreparate dal maltempo, per strada o all'uscita della metropolitana. Altri ombrelli erano nascosti nei tombini di Piazza di Spagna e Via del Lavatore. Sempre nella stessa giornata, i vigili urbani hanno sequestrato un deposito abusivo di 14.000 metri quadrati in via Prenestina, nei pressi del raccordo anulare. Si tratta di un'area destinata al verde pubblico, ma che veniva utilizzata come centro di stoccaggio di articoli di vario genere. Continua a leggere dopo la foto, merce che veniva venduta illegalmente sul mercato della capitale. Sequestrati a 250 container intestati a commercianti cinesi e indiani. Non sono solo ombrelli gli articoli destinati alla vendita sul mercato illecito nascosti nei tombini di Roma. A inizio giugno gli agenti hanno scoperto, sempre all'interno dell'area del centro storico, 650 bottigliette d'acqua nei posti più fantasiosi. Oltre che sotto le grate, i venditori avevano scelto depositi di fortuna. Continua a leggere dopo la foto, depositi di fortuna, sì, come ad esempio cespugli e contatori ACEA. L'acqua veniva conservata senza nessuna attenzione, lasciata sotto il sole, e alla portata di chiunque l'avesse trovata. Le bottiglie poi, venivano prese durante il giorno e vendute, specialmente ai turisti nelle giornate calde d'estate, ignari delle condizioni igieniche del prodotto che stavano acquistando. Tutta la merce è stata sequestrata. Ti potrebbe interessare anche.